Nella media vallata del fiume Burano e nel cuore dell'Appennino Umbro-Marchigiano, ai confini con l'Umbria sorge Cantiano, piccolo centro ricco di storia e di ambienti naturali di notevole bellezza. Circondato dagli alti e eminenti monti Catria, Acuto, Tenetra e Petrano, Cantiano si trova a 340 metri sul livello del mare, in mezzo ad un pianoro alluvionale formato dal fiume Burano. L'origine di Cantiano risale a Luceoli, antichissima città umbra fondata nel VII secolo a.C. Numerosi, infatti, sono i reperti preromani rinvenuti in questa zona. È qui che si svolge la 29esima mostra mercato regionale del cavallo e la 22esima rassegna del cavallo del Catria e, per finire, la seconda edizione, il bicchiere della staffa. Questa mattina si è svolta la gara per il campionato regionale di Trek, mentre la giuria della commissione Rassegna Cavallo del Catria iniziava ad esaminare i vari soggetti. E per finire, la sfilata equestre di tutti i cavalieri partecipanti alla mostra. Siamo in Piazza Luceoli. I ristoratori locali propongono le varie specialità, come il pregiato tartufo bianco della Valle del Balbano. A questa novità c'è il presidente della provincia che era doveroso. Qui siamo nella sala del Consiglio Comunale, dove si sta presentando il protocollo d'intesa per la promozione delle attività allevatoriali del cavallo del Catria tra i vari livelli istituzionali e le associazioni. Dopo il saluto del sindaco Panico Martino, sono intervenuti il subcommissario dell'Unire Francesco Baldarelli, il presidente della comunità montana Gino Traversini, il presidente della provincia Palmiro Ucchielli, l'assessore alla sanità della regione Marche Almerino Mezzolani, il responsabile della produzione del territorio della regione Marche Mariano Landi e il professore Catalano. Il tutto sottoscritto dai vari livelli istituzionali. Tutto quello che è stato la giornata del sabato, il bicchiere della staffa, c'è una motivazione. Con me ho il sindaco di Cantiano, Martino Panico, e il vice sindaco Carlo Zaia. Chiedo così a Martino se lui sa perché si dice bicchiere della staffa. Il bicchiere della staffa dovrebbe essere il bicchiere del commiato, nel senso che il cavaliere, partendo, salutando, infilava lo stivale sulla staffa e si beveva l'ultimo bicchiere, dopodiché saliva a cavallo e cominciava il cammino, cominciava il viaggio. Con il presidente della comunità montana, Gino Traversini, adesso andiamo a affrontare, diciamo, il discorso del cavallo del Catria. Cosa fa la comunità montana del Catria Nerone a proposito appunto del cavallo del Catria e di quelle che sono poi le iniziative, no? Sì, dunque, la comunità montana del Catria Nerone storicamente è vicina al cavallo del Catria, è il principale finanziatore della mostra mercato del cavallo del Catria da sempre e quindi in tutti questi anni è stata vicina ai problemi degli allevatori, chiaramente che si legano ai problemi della montagna. Con il vice sindaco di Cantiano Carlo Zaia, nonché assessore al turismo, affrontiamo il tema del turismo. Il turismo è una delle scommesse che il nostro comune sta facendo. Negli ultimi anni si sono aperte una serie di strutture nuove, sono state riaperte strutture che erano chiuse, pertanto abbiamo oggi una disponibilità alberghiera notevolmente superiore alle precedenti. Ecco, con questa e con l'offerta di quello che noi possiamo dare, che sono il nostro paese, i nostri monti e tutto il resto, noi cerchiamo di essere tranquillamente sia nel sistema turistico provinciale in cui facciamo parte e sia a livello internazionale andremo a fare propaganda per il nostro paese. I risultati arriveranno, io sono convinto. Siamo con Romitelli Fausto, presidente dell'associazione del Cavallo del Catria. A lui chiedo quali sono i programmi della sua associazione. Noi abbiamo in atto un progetto di selezione, di miglioramento, che sponsorizzato dalla regione, che è in funzione dal 2000 circa. E l'obiettivo è quello di innalzare l'altezza algarese delle fattrici, anche per dargli uno sbocco diverso rispetto a quello che attualmente. Abbiamo avuto dei buoni risultati, pensando che
in futuro di utilizzarlo anche come turismo equestre. Al presidente del Centro Ippico della Badia, Luca Panunzi, chiediamo com'è stato l'andamento di quest'anno. Ma devo dire che nonostante il clima poco clemente, si è andato tutto sopra le aspettative. Oltretutto abbiamo ospitato anche l'ultima prova del campionato interregionale di Trek e la federazione, grazie anche alla bella organizzazione di questa gara, ci ha assegnato forse la Staffa d'Oro, che è una delle tappe più prestigiose nazionali, che la faremo nel giugno del prossimo anno. Associazione Provinciale Allevatori di Pesaro Urbino. Dopo un attento lavoro della giuria della commissione rassegna del Catria, si è passati alla premiazione dei soggetti partecipanti. Questa mostra è anche un'occasione per promuovere gli innumerevoli prodotti tipici del territorio cantianese e del Catria e Nerone, che costituiscono la base di una prelibatissima cucina di qualità che ha nel Re Tartufo l'eccellenza di riferimento. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only... Il cavallo del Catria prende il nome dalla sua area di origine, il massiccio del Monte Catria, situato nel comune di Cantiano, nel territorio della comunità montana del Catria e Nerone. La sua origine è antica. Già se ne trovano tracce dopo l'anno 1000, in documenti che citano la presenza a Fonte Abellana di allevamenti di cavalli destinati ad un mercato signorile e a rifornire le cavallerie delle signorie limitrofe e più tardi del Ducato di Urbino. Nel ceppo indigeno sono state introdotte nel tempo diverse linee di sangue. I contatti con la Maremma grossetana hanno favorito l'introduzione di sangue maremmano. Ha subito inoltre l'influenza del croato e altri, mantenendo caratteristiche di robustezza e frugalità necessarie alla sopravvivenza nel pascolo brado di montagna. Sino alla metà del secolo scorso, questo cavallo ha servito l'uomo trasportando a soma ogni genere di materiale: carbone, fieno, cereali, legna. Quella legna che ancora oggi gli smacchiatori caricano sul basto di questi cavalli per portarla al piano dai boschi più ripidi. E non dimentichiamo l'importanza di questo animale nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, quando era utilizzato per spostamenti in territori impervi e scoscesi. Il cavallo del Catria ancora oggi viene allevato semibrado, sui pascoli montani, e questo rende il suo zoccolo attento e sicuro sui terreni più difficili e impervi. Signori, buonasera e benvenuti a questa mostra. Con molta pazienza, farfalla, si ferma, guarda, si fa vedere. A Cantiano esiste il Centro Ippico La Badia, nato grazie al lavoro di un gruppo di appassionati e dal sostegno dell'amministrazione comunale e del cavallo del Catria, che con le sue caratteristiche morfologiche è particolarmente adatto al turismo equestre. Classificato primo della squadra italiana nel campionato 2005 per gli europei in Francia. Perfezione nel superare qualunque tipo di difficoltà.
soprattutto in Campania. Infatti, la Fitetrek Ante ha istituito a Cantiano, presso questo centro, la Scuola Regionale di Turismo Equestre, che offre il meglio per coloro che vogliono iniziare questa attività per sport e piacere. Devono essere premiati perché sono stati proprio bravi. Ora, questa premiazione avverrà con il presidente della Fitetrek Ante. Si organizzano passeggiate nel massiccio del Catria con guide specializzate. Si addestrano e domano giovani cavalli per la monta western. Il centro inoltre propone la formazione professionale con corsi specifici dove vengono rilasciati brevetti e attestati. Per quanto riguarda l'ippoterapia, si sta lavorando alacremente per redigere programmi e progetti, consapevoli che si tratta di una metodologia capace di portare, a secondo del caso, un deciso miglioramento nelle condizioni dei soggetti diversamente abili. E soprattutto significa migliorare per loro la qualità della vita, procurando emozioni e sensazioni di benessere indotte dal movimento del cavallo, al passo, in alcuni casi al trotto, e nella maggior parte dei casi dal contatto con il cavallo stesso. Un'edizione abbastanza condizionata dal maltempo, anche se alla fine possiamo comunque esprimere soddisfazione, perché come si vede alle mie spalle, come vedevamo prima dentro la struttura coperta, c'è moltissimo pubblico, nonostante la pioggia, nonostante diciamo un'acqua che sia ieri che stamattina ci è piovuta addosso anche in maniera torrenziale. Diciamo questa nostra proposta fieristica e anche di promozione del nostro territorio si dimostra ancora una volta per la sua fortissima potenzialità, per la sua valenza indiscussa, e su questo dobbiamo continuare a lavorare affinando e tentando in qualche modo di prevenire anche, diciamo così, i guai che ci procura il maltempo. Quindi da questo punto di vista abbiamo a disposizione qualche mese, un po' di tempo per pensare alle prossime edizioni, per pensare al prossimo anno, e quindi da questo punto di vista possiamo confrontarci, valutare, mettere in campo anche gli impegni che, vorrei ricordare, ci siamo assunti ieri durante il piccolo incontro, il convegno che abbiamo tenuto nella sala del Consiglio Comunale. Voglio dire, a sottolineare che ieri abbiamo siglato questo protocollo d'intesa non solo fra questi soggetti che storicamente lavorano alla mosta mercato del cavallo e alla rassegna del cavallo del Catria, ma l'abbiamo siglata con l'Unire, che è l'agenzia importante del Ministero delle Politiche Agricole e che in qualche modo segue la promozione e lo sviluppo delle razze equine in Italia. È un ente di primo livello che gestisce per conto del Ministero moltissime risorse, è il gestore delle scommesse nel campo dell'equitazione, e quindi da questo punto di vista già da quest'anno ci sostiene finanziariamente, può nascere una partnership, una collaborazione che ci può certamente aiutare nei termini e nei modi, diciamo, finanziari di cui abbiamo bisogno per il futuro. Tutto questo credo rinnovi il progetto intorno a questa felice intuizione che i cantianesi, gli amministratori di Cantiano, chi gestiva l'azienda del Catria, gli operatori economici ebbero 30 anni fa, per pensare a questa risorsa come, diciamo così, un elemento di svago e di divertimento per tanti, ma soprattutto di tipicizzazione e di valorizzazione della nostra comunità e della nostra economia.